Ciao ragazzi, Ciao a tutti! allora benvenuti, questo è un mukbang di pasta al forno. Noi stiamo registrando di domenica, quindi stiamo per pranzare e niente, adesso faccio le porzioni e mangiamo. Da tanto tempo che non ce la mangiamo la pasta al forno, quindi Infatti, eccola qua! sì, eccola, è ancora bella calda, l'ho sfornata poco fa e quindi facciamo le porzioni Ci vediamo e mangiamo. dopo! Bene ragazzi! Buon appetito! Buon appetito! Scotta, eh? Tu già mangi? Che cosa? Buono! Da quanto tempo? Sì, perché mangiando poco e senza dieta, insomma, non la faccio da tanto tempo perché è molto, molto pesante e sostanziosa. Però ogni tanto ci vuole. Mia moglie ci mette anche l'uovo sudo. Dà più sapore. Io qualche anno fa la facevo senza uovo sodo e era ottima lo stesso, però non è la stessa cosa. Se non lo fate, provate, perché dà un sapore totalmente diverso alla pasta al forno. Buona veramente. Stamattina ho fatto le polpette, le ho fritte, poi ho fatto il sugo. Dopo che si è cotto il sugo, ho scottato la pasta, ho infornato. Insomma, stamattina è stata una domenica per la cucina. È una domenica piovosa, bruttissima. Fuori c'è un tempo orribile. Infatti è buio, cioè abbiamo la luce accesa perché altrimenti non si vede niente. Ormai piove e basta. Non so da Mamma mia. voi, però qui da È da noi ottobre che Perù, eh? sì, è da ottobre che piove, sempre. Il sole un giorno e poi una settimana di pioggia. Sembra che stiamo in America. Noi stiamo soffrendo per il fatto che adesso i ristoranti dei sushi stanno chiusi, soprattutto il nostro ristorante. No, vabbè, perché siamo stati gialli 3 giorni o due. Poi siamo ritornati arancioni e quindi è da inizio novembre che noi siamo arancioni, quindi siamo stanchi. Ma tanto non finirà presto, per cui ci dobbiamo rassegnare. Ci coccoliamo con i pranzi fatti in casa. Ieri ho fatto la torta di mele che è ancora, cioè, avanzata ed è stata buonissima. Non la mangiavo da una vita. Io non l'avevo mai mangiata e devo dire che è stupenda.
No, infatti, non ci va sempre, no, non mi piace, non la fare, non la fare. Ho detto, vabbè, ieri ho detto, ma scusa, devo fartela provare perché ne vale la pena. Poi io ne avevo voglia perché erano davvero anni che non mangiavo una torta di mele. Io faccio dolci, faccio tutto, ma la torta di mele in particolare erano anni che non la facevo. Perché a lui diceva che non, cioè, non gli piaceva. Quindi non la facevo, solo per me impossibile, dato che io ne mangio poca. E vabbè, adesso il bambino è piccolo, però diciamo che può iniziare a mangiare. E infatti l'ha assaggiato anche lui, per la prima volta ha assaggiato la torta di mele ieri. Se ne è mangiato una fetta discreta, ecco. E quindi adesso mi potrà invogliare solamente lui, man mano che cresce, a fare altri dolci, tra cui la torta di mele, che è ottima per la merenda, per la colazione. A me piace molto. L'uovo, ecco l'uovo. Poi io la faccio senza burro. E quindi è ancora più leggera. Per scelta la faccio senza burro, perché per me è migliore. Si è svegliato. Si era addormentato sul seggiolone. Amore, io la trappo come la mangerei. Allora, tagliamo un'altra porzione. Ti do questa? Sì, sì. Il bis. Dai, vabbè, oggi ci sta. Ah, si sta tutta rompendo, vabbè. Meglio. Ecco qua. A posto. Tu non mangi più? No, io basta, ho finito. Anche se è buonissima, però preferisco di no. Poi dobbiamo assaggiare un altro pezzettino di torta di mele, quindi non preferisco non esagerare. Tanto questa il giorno dopo è ancora più buona, sarà ancora più buona. La pasta al forno è così. Quando riposa il giorno dopo è ancora più buona, quindi io aspetto. Mammina? Eccolo. Sì, tra poco finiamo e inizio a preparare la pappa a lui. E niente, che dire, questo è stato un mukbang abbastanza corto, sì, una lunghezza discreta, casalingo, dato che quello che abbiamo fatto la scorsa volta degli spaghetti, insomma, ha riscosso un discreto successo, ecco, per grazie, quanto sì, per quanto ci conoscete, ovviamente siamo ancora all'inizio, è un mese e mezzo, quindi per stare da un mese e mezzo su YouTube è stato abbastanza visto, quindi ho capito che vi piacciono questi mukbang casalinghi e volevo ringraziarvi perché abbiamo superato i 100 iscritti. Grazie mille. Voglio ringraziare molto, moltissimo. È un piccolo traguardo, però è importante. Per noi è importante. Poi le visualizzazioni ancora di più. Grazie, grazie molte. Grazie per i commenti, grazie per tutto. Niente, noi continuiamo il nostro pranzo, che vabbè, abbiamo fatto primo e secondo, quindi non è che mangeremo ancora chissà che. Prenderemo il caffè e mangeremo un po' di torta di mele. Quindi
Voi vedrete il video di lunedì, perché abbiamo deciso di pubblicare video il lunedì e il giovedì, infatti penso che lo stiate vedendo. E niente, vi salutiamo, buona Grazie giornata. Grazie ancora per tutto. Buona giornata. Commentate, mi raccomando. Mettete like. Siete sempre se i benvenuti. Se vi è piaciuto il video, condividetelo. Ciao. Ciao a tutti ragazzi.